Tanto intorno la nuova AMG GT 4 porte è qualcosa di veramente spettacolare. Sarà per questa colorazione nera opaca che mi ricorda un po' quella dei caccia americani pronti a sparare sugli avversari, in questo caso la Porsche Panamera, ma si tratta anche di una vettura che fa girare le teste proprio perché il nuovo corso stilistico di Mercedes non funziona solamente sulla classe A, ma funziona anche su vetture di generose dimensioni come questa nuova GT 53 4 porte. È qualcosa di veramente molto speciale perché è immensa nelle dimensioni, siamo a 5,05 m con 2,95 m di passo. La sigla di progetto anche questa è cattivissima perché si chiama X290. Pensate un po', è tutto cattivo in questa macchina, a partire dai cerchi, guardate che belli, da 20 pollici gommati 265/40 ZR20 davanti con la pinza a 6 pistoncini e il disco carboceramico. Molto bello anche il dettaglio del finto attacco monodado, in realtà lì sotto ci sono i 5 dadi, ma del resto così deve essere, anche per questioni proprio anche di gestione di costi, di semplicità anche di smontaggio, perché poi questa vettura è una macchina che potete usare ovviamente tutti i giorni. E poi dietro abbiamo la 295/35 sempre con gommatura Michelin Pilot Sport 4S, un prodotto che sì, nasce per assicurare performance, ma come vi dicevo nasce anche per assicurare comfort e nasce anche per assicurare questo design pensato per far girare le teste. Ci sono tanti dettagli qui davanti che mi piacciono, come la finitura piano black di questo, di questa ala nella zona laterale, che si raccorda con lo splitter centrale, si raccorda con un'eleganza ma soprattutto un'aerodinamica che ricorda molto lo studio delle Formula 1, con questo ala appunto che scende verso il basso e mi ricorda molto lo studio aerodinamico di Mercedes, questa serie di tendine che si aprono e si chiudono per andare a raffreddare i bollenti spiriti del motore che pulsa qui sotto, oppure per migliorare l'aerodinamica quando sono chiuse, appunto permettendo quindi di avere un miglior CX, minori consumi o anche velocità massima ad esempio migliori. Molto bella la zona frontale, molto verticale, mi ricorda molto la Mustang per quanto riguarda le proporzioni, molto cattiva e bella come è disegnata. Mi piace moltissimo il faro multi beam LED, quindi un matrix LED, disegna il fascio luminoso sulla base di chi sopraggiunge e di chi precede, ma soprattutto mi piace il disegno della calotta del faro, guardate un po', con questa finitura in fibre di carbonio che si alterna con queste righe blu di lato che si combinano anche con questo cristallo firmato AMG nella zona centrale. Veramente un capolavoro questo gruppo ottico, grande cura aerodinamica vi dicevo, la bocchetta qui nella zona laterale non è aperta, non è aperta neanche il corridoio. Evidentemente Mercedes hanno sviluppato qualcosa di diverso per far girare l'aria nella zona laterale, del resto anche la vettura è molto lunga. Mi piace anche come è stata sviluppata la calandra con questi listelli verticali che hanno un inserto nero e girano attorno, come vedete, al logo Mercedes, che integra anche elegantemente direi il radar di distanza. Come vi dicevo, una parte tecnica molto sofisticata perché parliamo di una vettura a quattro ruote sterzanti, quindi accorcia, allunga il passo, mettiamola così, sulla base delle esigenze. Sotto i 70 km/h è pronta a girare in controfase, sopra i 70 km/h gira invece in fase, assicurandovi più stabilità. Ma soprattutto la cosa che mi piace è che c'è anche la trazione integrale che spinge prima dietro e poi davanti, e poi ovviamente c'è un motore pronto a scaricare a terra tanta coppia, tanta potenza, visto e considerato che appunto ai 285 km/h corrispondono anche uno 0-100 in 4 secondi e mezzo. Guardate che bella anche qui la vista posteriore con questi gruppi ottici, con la firma luminosa anche qui che riprende un po' quella anteriore. Molto bello anche il logo AMG, guardate un po', con il rosso all'interno. E poi mi piacciono tantissimo anche gli scarichi, che in questo caso sono il pacchetto AMG con la firma e soprattutto il terminale brunito che spunta a coppie ai lati di questo estrattore dell'aria. Notevole la dimensione del bagagliaio, guardate un po' quanto è grande, con frazionamento 40-20-40 per portare gli sci, ma anche, guardate un po', qui sotto c'è un pochino di spazio per ad esempio andare a riporre la scatola delle catene, non so se sia catenabile, ma insomma altri oggetti lontano da occhi indiscreti. Per quanto riguarda l'alimentazione, c'è la presa 12 volt e poi qui c'è anche la possibilità di andare ad abbattere, come vedete, gli schienali direttamente, tac, dal
bagagliaio. Andiamo a vedere cosa c'è qui sotto. Non c'è più il V6 come nelle vecchie generazioni di Mercedes, ma i 6 cilindri in linea, un motore che separa la parte calda da quella fredda. È un motore che è stato pensato per essere super efficiente, ma allo stesso tempo assicurare grandi prestazioni a queste vetture. Come al solito è stato pensato per essere il più indietro possibile nel contesto dell'applicazione anche all'interno dell'Amiga GT. Ovviamente si tratta di un motore molto lungo, per cui non riesce a essere tutto dietro l'asse delle ruote, però si tratta di un motore veramente generoso per quanto riguarda la performance, visto e considerato che abbiamo 520 Nm di coppia massima e soprattutto 435 cavalli, ai quali si sommano 22 cavalli ibridi, ovvero c'è un motorino a cinghia che supporta il motore a benzina nelle fasi di accelerazione. Questo permette di avere qualcosina in meno di inquinamento quando andiamo in città, ma soprattutto permette a questa GT 53 quattro porte, Amiga è lunghissimo il nome, di essere omologata come una ibrida. Prima di salire a bordo vi faccio notare la maniglia, che è divisa in due, guardate un po' che eleganza, e poi il tag NFC, perché questa vettura può essere aperta anche con il vostro smartphone, ovviamente una volta collegato. Per quanto riguarda il pannello porta, molto bella la cucitura a contrasto sulla pelle, ma anche sulla pelle dinamica. In questo caso si parte da uno scarto della plastica, dal riciclo della plastica, per arrivare a produrre questo materiale che è molto vicino all'alcantara. Che qui pelle, poi anche la parte bassa non è per nulla croccante, anzi è molto piacevole al tatto. Molto bella anche la finitura piano black, all'interno della quale sono installati i tasti per regolare la posizione del sedile, anche per memorizzarne la posizione, la funzione di riscaldamento, ma anche la regolazione del sedile destro. Impianto audio Burmester, si dice così, ogni volta mi sbaglio. La cosa che mi piace ovviamente è che c'è un grande rimando al mondo della sportività con questo sedile, che sembra veramente un sedile da corsa. Guardate un po' quanto è snello qui, un po' per alleggerire i pesi, ma anche un po' per dare quell'idea di figosità, mettiamola così, che arriva dal mondo dell'auto da corsa. Cucitura gialla sia per la pelle che per la pelle dinamica, e poi cinturina gialla che fa pandan appunto con le cuciture della pelle. Andiamo a bordo, saliamo in questo abitacolo bellissimo. Ci sono due display da 12 pollici che parlano chiaro in termini di tecnologia. Peccato che non gira all'interno il software MBUX, perché questa vettura, soprattutto per quanto costa, avrebbe meritato qualcosa di più del Command in termini di tecnologia. Si tratta però di un sistema che è molto ricco di tutte le funzioni. Ovviamente c'è la radio DAB, c'è la navigazione, si possono collegare tutti gli smartphone possibili immaginabili, possiamo anche attivare funzioni di in-car office, e poi possiamo anche andare ad attivare funzionalità tipo il track pace, eccola qui, con questa telemetria che è tutta regolabile. Ho 5 parametri su cui posso lavorare, ad esempio velocità, tempo delta, questo è il tempo delta sulla base del tempo precedente, soprattutto sta girando in pista, accelerazione trasversale, eccetera eccetera. Posso andare a mettere qualsiasi dato e monitorare lo stato delle vostre imprese in pista istante per istante. Ovviamente posso anche andare a selezionare il tracciato che voglio, ad esempio Adri, andare a monitorare se sto facendo meglio o peggio del giro prima, attraverso una grafica che ricorda molto quella della Formula 1, in verde se state migliorando, in rosso se state peggiorando. Per quanto riguarda la zona centrale, direi che c'è una strumentazione che può essere modificata nell'estetica. In questo caso abbiamo il look classico, posso mettere il look sportivo che riprende un po' quello delle Mercedes del passato, e poi posso andare a selezionare, guardate un po', il super sport con i contagiri al centro, e la anche la possibilità di vedere se sto utilizzando la potenza o sto ricaricando, perché in realtà questa è di fatto una macchina ibrida. Ci sono 22 cavalli che aiutano la vettura in partenza e permettono di essere più efficiente, anche se i consumi sono un po' elevati. La media in questo momento è di 13,7 litri ogni 100 km da Vicenza ad Adria, senza superare quasi mai i limiti di velocità, quindi consumi circa di 6-6 km e mezzo con un litro, che sono più o meno in linea con vetture con questa di questa potenza, anche se ibride. Per quanto riguarda la strumentazione, un altro dettaglio interessante è ovviamente che posso andare a personalizzare, soprattutto nella modalità come questa, posso andare a personalizzare i quadranti, vedete un po', boost, posso andare a inserire all'interno del quadrante anche l'accelerazione laterale, posso mostrare solamente il contagiri con il logo EQ, perché questa è un EQ
come vettura, quindi fa parte di quella serie di vetture ibride che aiutano appunto la EcoBoost, in questo caso, che aiutano il motore 6 cilindri in linea ad avere più spinta. Ci sono alcuni tasti qui nella zona laterale, attivano e disattivano ad esempio le LED display, possono permettere di alzare la vettura se dovete entrare in garage. Qui invece nella zona centrale, all'interno di questa finitura piano black, 4 bocchette più le due laterali, molto bella il disegno che si raccorda ovviamente con il pannello porta. Ma l'altra cosa che mi piace è che posso caricare in wireless il mio cellulare, posso ricaricarlo anche tramite porta USB. Ho un piccolo pozzetto qui dove riporre le cose lontano da indiscreti, guardate un po' come si chiude. Poi al centro di questo tunnel centrale ho tanti rimandi alle impostazioni di guida che poi vi farò vedere, la leva del cambio con la firma di Affalterbach, guardate che bello il logo, e poi qui sotto un altro pozzetto con le due porte USB e la porticina SD. Prima di andare dietro volevo farvi vedere il volante, perché come le MG GT c'è la possibilità di andare a scegliere la modalità di guida direttamente dal volante o da questo tasto, Race, Sport Plus, Sport, Comfort Individual o Scivoloso, quindi sono diverse impostazioni che agiscono sulle impostazioni del motore, agiscono su tantissimi parametri della trazione integrale, delle quattro ruote sterzanti, della sospensione eccetera eccetera, per andare a disegnare quella che è la vettura attorno a voi. In Comfort è davvero confortevolissima ed è anche molto silenziosa, in Race diventa molto cattiva e c'è questo suono, non so come hanno fatto col 6 cilindri in linea, che sembra quasi un V8 quando andate a scatenarvi. Devo dire che hanno fatto un bel lavoro, del resto il V8 è un po' la tradizione di Mercedes, e ci tengono anche nelle vetture che hanno solamente il profumo di AMG a essere vicini a quella timbrica, anche se la timbrica del 6 cilindri in linea è qualcosa di veramente spettacolare. Guardate che bella l'ala alzata, oh, mamma mia cos'è cattiva, e sentite un po' il motore, che meraviglia, bellissimo. Andiamo a bordo anche dietro, ovviamente c'è tanto spazio, inutile dirlo, con 2,95 m qua dietro si sta da Dio, peccato solamente che c'è tanto nero, è un abitacolo forse dietro un po' claustrofobico, anche per il fatto che il poggiatesta è molto voluminoso, nonostante le due bocchette all'interno del quale teoricamente dovrebbero passare le cinture a 4 punti, anzi a 6 punti da corsa. Però la cosa che mi piace è che comunque si sta davvero molto comodi, ho una mia porzione di sedile con la mia bella cintura, volendo c'è spazio anche per un terzo passeggero, peccato solamente che il tunnel sia molto rigonfio, per cui tanto spazio realmente non c'è. Qui dietro si sta comodi in quattro, anzi sta comodi in due più due davanti, il terzo è solamente così d'emergenza, forse se avete un cuginetto o un'amichetta potete metterla qui in mezzo. 12 volt, terza presa USB, piccolo posa cenere, insomma tanta roba, un abitacolo sì forse un pelino claustrofobico, comunque devo dire è molto comodo, e claustrofobico anche perché la tinta nera del finestrino è veramente molto scura. Ma bando alle ciance, ho parlato forse anche troppo della parte statica, ma ci sarebbe da parlare per ore di questa AMG GT4. Andiamo a guidarla prima in pista e poi su strada, andiamo. Scendiamo in pista con la nostra AMG GT4 53, mamma mia come accelera da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo. Pensare che qui sotto ci sono 2 tonnellate di roba veramente non dà l'impressione di essere una vettura così pesante. Andiamo a dare giù tutto, facciamo lavorare la trazione integrale per permetterci di andare forte 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 fuori da questa curva e guadagnare velocità in uno dei corti rettilinei della pista di Adria. Freno carboceramico, andiamo a dare tutto in questa frenata, devo dire che frena molto forte e soprattutto la vettura punta la corda molto velocemente, permettendo di avere una guida che non sembra nemmeno quella di una berlina quattro porte, ma sembra più quella di una piccola coupé. Frena fortissimo, mi sembra impossibile che riesca a frenare davvero così forte una vettura del genere, ma soprattutto quello che mi sorprende è che gira forte forte e le sospensioni pneumatiche la sorreggono veramente al meglio delle possibilità, perché appunto sono sospensioni che permettono di essere confortevoli quando si va per strada, ma riescono a essere anche belle cattive quando si va a girare in pista, e lo vedete qui come si mangiano i corduri di questa pista. Gira stretta, guardate un po', gira stretta, ma allo stesso tempo gira anche molto veloce, confermando come la dinamica di guida messa a punto dai tecnici di Affalterbach non sia solamente quella di una vettura che nasce per permettervi di viaggiare comodi in quattro, ma vi permette anche di andare forte 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 in pista. Certo non è una vera super sportiva, ma se volete venire a fare qualche turno, beh, qualche ragazzino con la macchina cattiva di sicuro lo lasciate dietro. Terza marcia, quarta, accelera, accelera bene anche il sedile, bello contenitivo, lo sterzo comunica bene quello che passa sotto le ruote e anche il motore
dà l'idea di essere veramente molto, appunto, è un 6 cilindri in linea, ma come sentite suona quasi come fosse un V8. È un motore, direi, molto ben abbinato a quelle che sono le caratteristiche di questa AMG GT4, che adesso facciamo riposare un po', perché non è questo il suo habitat naturale, anche se secondo me si divertirebbe a fare qualche altro giro di pista. Andiamo su strada e andiamo a vedere come si comporta anche nella vita di tutti i giorni. Una vettura che si sa far guidare bene in pista, che è bella da guidare anche su strada, ma che trae dalla sua meccanica tutto quello che serve anche per essere molto confortevole. Il cambio, ad esempio, molto veloce in pista, in questo caso abbiamo il 9 marce che le permette di essere assolutamente confortevole, come adesso stiamo viaggiando in nona marcia a 1100 giri sfruttando la mitica coppia di questo motore, anzi 1250 giri a 90 km/h, ma appunto in pista sa cambiare molto velocemente assicurando quasi la performance doppia frizione. Ed è questo il bello di questa macchina, questo suo continuo essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde sulla base di come volete guidare. Basta semplicemente spingere un tasto e la vettura cambia completamente volto, assicurando tutto quello che serve per essere estremamente precisi, estremamente confortevole, estremamente goduriosa, anche con un sound quasi da V8. Questa timbrica da 6 cilindri in linea sono riusciti a farla diventare quasi un V8 nelle fasi di accelerazione, sono stati bravissimi veramente a emulare il sound dell'AMG, ma riesce ad essere anche praticamente inesistente, come in questo caso quando andiamo a viaggiare a 80-90 km/h sulla strada statale. Si sente solo un po' di rotolamento degli pneumatici, direi che questo è normale perché sono dei gommoni veramente giganteschi, in particolar modo nella zona posteriore. Peccato che tanti sistemi ADAS siano a pagamento, e questa è una cosa incredibile perché costa parecchio questa macchina, è una vettura di lusso, pensavo che tanti accessori venissero proposti di serie, ed invece ci troviamo con un cruise control passivo, con un sistema di mantenimento della corsia che non c'è se non come quello della mia classe A, quindi frena i singoli freni per riportarvi in carreggiata ma non lavora attivamente sullo sterzo, e questo direi che è assolutamente incredibile. E poi mancano anche altri accessori che possono rendervi, diciamo, la vita più qualitativa a bordo. Vita qualitativa però che si presenta appunto con un sound praticamente inesistente del motore, con una triangolazione sedile pedaliera volante praticamente perfetta, con un doppio schermo da 12,3 pollici all'interno del quale ci sono tantissime informazioni. Peccato solamente, anche qua strizzo un po' i denti, perché manca l'MBUX. Un vero peccato, ce l'ho all'interno della classe A, incredibile che in una vettura di altissima gamma come questa AMG GT4 manchi quel sistema. Di fatto il comando online di ultima generazione riesce anche ad essere abbastanza tecnologico, è connesso in rete, permette di dialogare con gli smartphone di ultima generazione, ha tanti elementi che ritroviamo anche sulla MBUX, ma manca tutta la parte di dialogo che rende davvero avanzatissimo il rapporto tra quello che è il pilota e il passeggero. Forse perché si ragiona un po' più da piloti nel mondo AMG, non hanno inserito tutta questa serie di accessori che, volendo, sono opzionali MBUX a parte. Beh, forse può essere, hanno interpretato questa coupé a quattro porte come fosse una coupé sportiva, però di fatto chi comprerà questa macchina non ci andrà solamente in pista, anzi secondo me in pista non ci andrà quasi mai, la guiderà spesso e volentieri su strada. Comunque direi interno spettacolare, qualità dei materiali pazzesca sotto ogni punto di vista, molto bello il design della plancia, fa sentire molto coccolati, e devo dire un abitacolo che è molto comodo anche per chi siede dietro. Peccato solamente per i consumi, viaggiamo a 6,5 km con un litro, del resto fare meglio di così, nonostante la motorizzazione sia ibrida, credo sia molto difficile, portandosi a spasso 2 tonnellate di macchina con la trazione integrale, con tutto quello che c'è addosso e ovviamente un livello di comfort che comunque rimane veramente eccezionale. Eccoci qui, prova super terminata, la nostra AMG GT 4 porte 53 4matic plus, è lunghissima la sigla, Mercedes accorcia i nomi perché veramente sono degli sciogli lingua, si è dimostrata molto bella da guidare in pista ma bellissima da guidare su strada. Le sospensioni Airmatic cambiano completamente il volto dalla pista alla strada, arrivano quasi al livello di una sospensione da corsa, ma su strada si comportano esattamente come quelle di un normale Mercedes, assicurando tutto il comfort di cui avete bisogno. Una vettura molto completa sotto ogni punto di vista, ha tutto quello che serve per farvi viaggiare comodi e rilassati, ma soprattutto ha questo design che fa innamorare e soprattutto fa girare tutte le teste. Se volete un oggetto esclusivo che non sia la solita tra virgolette Panamera, questa ovviamente è qualcosa in più rispetto alla normale CLS, vi consente appunto di avere quel tocco di sportività AMG in più che rende tutto decisamente più speciale. La 43 è la base, costa un poco meno di 100.000 euro, questa costa 119.000 euro, se volete esagerare si può arrivare anche ai 175.000 euro
euro della V8 S Plus, che ovviamente è qualcosa di spettacolare perché ha tantissimi cavalli, e soprattutto questo V8 fatto a mano dai tecnici di Affalterbach suona che è uno spettacolo. 6 cilindri, se dovete girare per strada forse lo preferisco all'8 cilindri, anche se l'8 cilindri ovviamente è più esclusiva perché ha pochissime vibrazioni, è un motore veramente molto lineare, dà un'erogazione direi perfetta per girare su strada. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it, e vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, è sempre tantissimo e sono davvero orgoglioso che ogni giorno dedicate qualche istante a noi. Ciao!